Buongiorno Rez, oggi è un giorno abbastanza triste. Questo doveva essere il video della partita di ieri, che comunque arriverà dopo. Ma siccome essendo un video in cui sono in cazzo nero e dovrò per forza di cose urlare, probabilmente urlare anche bestemmie, era un video che poco si confaceva al tributo che merita Gerard Uller. Gerard Uller, che è morto stanotte a 73 anni, ucciso ormai da uno dei suoi annosi, purtroppo, problemi cardiaci e circolatori. Pare fosse stato sottoposto anche all'ennesima, 400esima operazione un paio di settimane fa. Purtroppo era un problema che lo accompagnava da sempre, perché già a Liverpool ne aveva un minimo sofferto, solo che forse essendo più giovane il fisico gli permetteva una certa resistenza. Purtroppo poi col passare degli anni e con l'avanzare dell'età i suoi problemi sono sempre aumentati. Addirittura 10 anni fa, se non mi sbaglio, allenava in Francia l'Auxerre, forse, o che per loro, e dovette addirittura mollare la stagione a metà perché era impossibilitato dai suoi problemi di salute. Uller viene ricordato, tra le tante altre cose, da noi tifosi del Liverpool per essere uno degli allenatori più importanti della nostra storia. Infatti, prese il Liverpool nel 98, un Liverpool completamente di seconda fascia, che non vinceva trofei da diversi anni, quasi 10. Che non aveva neanche il becco di un quattrino per poter imbastire un'eventuale campagna acquisti che permettesse un certo ritorno a certi livelli. Uller arriva, trova le macerie e costruisce una macchina da guerra partendo da giovani. Infatti è quello che ha lanciato, io sole, è quello che ha lanciato Gerrard, Carragher, Owen e Fowler, tra gli altri. L'allenatore che comprò Sami Pia a 3 lire e che nel 2001 fece quell'anno straordinario, vinse 5 trofei in un anno solare, che se non mi sbaglio è sempre il record di una squadra inglese, ovvero Coppa UEFA, Supercoppa Europea, FA Cup, Coppa di Lega e Community Shield. Praticamente vinse tutti i trofei giocabili da una squadra inglese, tranne il campionato, ovviamente, e la Coppa Intercontinentale del Mondo, come si chiamava a quei tempi, che non giocando la Champions non poteva giocare. E quell'anno lì, tra altre cose, arrivò il primo e unico pallone d'oro della storia del Liverpool, ovviamente Owen, che ha soli 20, 20, 21 anni, se non mi sbaglio, il più giovane, il secondo più giovane pallone d'oro di sempre, penso il secondo. Ci fu un altro giocatore anni addietro che lo vinse a 20 anni, se non mi sbaglio. Comunque un Owen che a quei tempi lì era considerato il più forte talento del mondo. Poi vabbè, la sua carriera andò come andò a finire. E in generale Uller buttò le basi di quella che poi fu la squadra presa da Benitez, che poi andò a vincere la Champions del 2005. Seppur perse Fowler e Owen, comunque trovò l'ossatura della difesa e del centrocampo, che furono delle basi indispensabili, nonché di altissimo livello per vincere quel trofeo. E quindi oggi è un giorno triste, perché veramente se ne va un allenatore che per molti di noi ha rappresentato la ragione per cui tifiamo Liverpool, perché io tifo Liverpool per Gerrard, ma anche per Owen. Entrambi i giocatori che ha lanciato lui, se non ci fosse stato lui, non ci sarebbero stati. E ragazzine che avevano comunque la giusta età, nei primi anni 2000, non avrebbero forse conosciuto il Liverpool. E per molti dei grandi che avevano visto il Liverpool passato vincere e stravincere con i vari Shankly, Paisley, Dalglish, cazzi vari, ha rappresentato la rinascita di un Liverpool che poi effettivamente nei primi dal 2000 al 2010, diciamo,
ha vinto tutto, tutto tranne il campionato, a parte appunto il campionato, ha vinto tutto, e con Benitez, con Uller appunto. E niente, è triste, perché comunque quando, specialmente in un periodo come questo, che in un anno come questo, in un periodo in cui nelle ultime due settimane le leggende del calcio sembrano voler morire tutte di legge, Maradona, Paolo Rossi, due o tre giorni fa, non abbiamo avuto il tempo neanche di metabolizzare la morte di Paolo Rossi, che vedi, muore anche Gerard Uller, peraltro tutti di gravi problemi medici, anche perché l'età, 60 anni Maradona, 62, 63, 64 se non mi sbaglio Paolo Rossi, 73 Gerard Uller, comunque un'età in cui non si è giovani ma neanche così vecchi da aspettarsi la morte. E niente, quindi faccio il mio personale tributo e il mio personale saluto a questo grandissimo allenatore, e spero che da lassù veda, come ha già visto, molti trofei in vita, spero che riesca a vederli anche da morto in qualche modo. Ci si vede al prossimo video, che sarà oggi, sarà un video molto diverso da questo, perché ripeto che dovrò urlare bestemmie, è l'unico modo per commentare certe cose, e non sto parlando della partita in sé, sto parlando, vedrete. E quindi a tra poco, oggi pomeriggio, sempre forza Liverpool e sempre onore ai grandissimi come Gerard Uller. Ciao!